È tarda sera a Napoli e adesso, mentre la città va a cena, succede qualcosa che in pochi hanno visto. È un'altra città che nasce, un'altra città che affronta la notte. Venite con noi e vi faremo conoscere il mondo dei senza tetto a Napoli. Martedì facciamo questo tipo di distribuzione, ci dividiamo in quattro piccoli gruppi dove distribuiamo in totale su 140 passi in questa piazza ogni martedì, mentre poi ci sono altri gruppi senza egidio che questa sera distribuiscono nella zona del Via Marina, piazza Guglielmo Pepe, zona del porto fino alla villa comunale, poi i portici del Duomo, Via Duomo, con Piazza Cavour, i portici al museo, via Pessina, fino a Piazza Carità. Questa è la distribuzione che facciamo il martedì e distribuiamo intorno a 270 pasti, con un primo, un secondo, una frutta, una bottiglia d'acqua sempre, insomma. E stasera in particolare abbiamo anche questi inviti per il pranzo di Natale, che faremo il 25, e che a loro, ai nostri amici, insomma, c'è un pranzo con loro, insomma, con i poveri. E è tradizione per la comunità di Sant'Egidio, il giorno della nascita di Gesù, insomma, fare questi pranzi dove è segno della festa della famiglia, insomma, dove Gesù stesso, insomma, non trovò un posto dove stare. Quel giorno è per noi molto importante, insomma, offrire questa possibilità in una festa che facciamo insieme, siamo a tavola con loro, insomma, loro ci tengono molto ad aspettare questo invito, e facciamo questi cartoncini con l'invito personale, e poi ognuno di loro al pranzo avrà un regalo personalizzato, il regalo più importante magari uno zaino o altre cose, e poi la calza, insomma, con il dolciume. È una gran bella festa, insomma. Comunità di Sant'Egidio stimiamo la presenza di circa 2.000 senza dimora a Napoli. Istat ha dato recentemente un dato maggiore di quasi 7.000, ma non so bene come sia stato rilevato, cioè mi sembra veramente grande. La certezza è che è un dato in crescita, perché noi abbiamo continuamente segnalazioni e richieste d'aiuto da persone che stanno perdendo la casa a causa di questa crisi, della perdita del lavoro e anche di nuclei familiari sotto sfratto. Quindi ci troviamo in questo momento tra Napoli e Aversa ad ospitare non solo senza dimora, ma anche nuclei familiari. E questa è un'altra grande emergenza a cui va posto immediatamente rimedio, perché altrimenti sarà un'emergenza nell'emergenza, cioè parliamo anche di ragazzi, di bambini. Sono stranieri che hanno perso il permesso di soggiorno, il lavoro, rifugiati, sono appunto malati psichiatrici, persone che sono cadute nella dipendenza dall'alcol, dalla droga, ma sono anche donne sole, anche nuclei familiari, quindi sempre più giovani, sempre più fragili. Sono stata sfrattata dalla casa e con la famiglia, che comunque per motivo che il proprietario della casa voleva fare B&B. Dopo non ho avuto possibilità di trovare casa, perché per motivo che quasi tutto il centro storico ci sta, diciamo, ci sono B&B per ospitare turisti, e anche da parte che le case non ci sono. Se si trova qualche casa, affitti comunque sono alle stelle. Tu come vivi qui a Napoli? Sei con la famiglia? Che lavori? Io al momento sto qua, diciamo, ce l'ho qualche pausa di lavoro per motivi di problemi di salute. Sei con una famiglia? Sì. Quanti siete? Siamo tre. Ci sono anche i bambini? Sì, un bambino di 15 anni. Nella distribuzione
è un momento in cui si incontra la persona, non è il bisogno principale per chi vive per strada, almeno a Napoli, il mangiare, perché poi ci sono anche tante altre associazioni che distribuiscono, ma il senso di questo servizio della comunità Sant'Egidio è l'incontro, il conoscere, creare amicizie, creare familiarità, aiutarli anche oltre questo bisogno che sicuramente non è il primario, ma che è la salute, ascoltare le loro domande e provare a rispondere, insomma, domande di accoglienza, di un posto letto. Infatti sono alcuni anni che come comunità Sant'Egidio stiamo mettendo su dei piccoli appartamentini dove possiamo accogliere queste persone e provare a farli uscire, insomma, da questa condizione, insomma. È detto che non si possa uscire. Infatti stasera è una serata un po' particolare, una distribuzione un po' più tranquilla, proprio perché c'è la partita del Napoli e loro, come tanti di noi, sono tifosi, insomma, piace andarsi a vedere la partita. E sicuramente vanno in genere ai centri scommesse che hanno questi monitor sulle vetrine, insomma, piace vedere la partita. Preferiscono vedere la partita, magari non hanno iniziato a prendere un passo, oppure hanno preso prima da qualche altra associazione o gruppo che è passato, insomma. Quindi sono napoletani tutti gli effetti. Napoletani, ma insomma, non solo i napoletani, ma anche gli stranieri. Insomma, spesso incontriamo tantissimi stranieri nelle nostre distribuzioni, specialmente qui alla stazione, e sono tifosi del Napoli, insomma. Quindi, ma comunque vada, qualsiasi partita c'è, insomma, piace il calcio in genere, insomma, quindi approfittano di questa possibilità. E la settimana distribuiamo intorno ai 1000 pasti nella città, nei diversi giorni, e noi durante l'anno facciamo una sorta di rilevazione due volte l'anno, il periodo invernale verso febbraio e verso settembre. Di solito incontriamo intorno alle 800 persone a settimana. Vivere strada a Napoli vuol dire fare i conti con pochi servizi, perché ancora troppo pochi sono i posti letto nei centri di accoglienza, circa 300-350 posti letto, e fare i conti anche con una città che, se da un lato è tanto generosa, dall'altro ancora troppo violenta, quindi continuamente ci sono appunto rischi di aggressioni, di furti, quindi essere esposti veramente a un pericolo di vita costante. La vita per strada è una vita molto dura, che spesso subiscono, c'è una guerra tra poveri anche, insomma, quindi c'è una durezza in questo anche, insomma, stare attenti a non farsi rubare quelle poche cose che si hanno, un pacchetto di sigarette, un documento, una coperta, voglio dire. E un amico mio mi raccontava che lui la notte la trascorreva nel bus notturno. C'era l'autista bravo, magari lo faceva stare, lui girava intorno la notte. Per dire, insomma, quanto è dura la vita, insomma, al di là del freddo, poi anche nel caldo, avere la possibilità di andarsi a lavare da qualche parte, cioè, la vita veramente, insomma, è abbastanza difficile anche da descrivere, insomma. Sant'Egidio apre dei luoghi, dei piccoli luoghi di accoglienza dall'inizio di dicembre, come questo qui a Via Duomo, poi ne sarà aperto un altro, diciamo, alle spalle di Piazza Garibaldi, e sono luoghi dove viene accolto ogni persona con grande familiarità. Quindi adesso sono entrati, stanno cenando, ci si può fare una doccia, si può riposare, poi la mattina dopo si fa la colazione, alle 8 si esce. E questo è uno spazio, diciamo, di umanità, oltre che di riparo e di protezione dal freddo, in cui riprendere anche ad avere appunto delle relazioni, perché il rischio più grande è l'isolamento, e nell'isolamento si può perdere tutto. Nella relazione, nell'amicizia, nell'ascolto si riprendono spesso le fila della propria vita e la speranza, e quindi dall'esperienza delle accoglienze freddo degli anni passati in alcuni casi si è iniziato un percorso che ha portato all'uscita dalla strada in maniera anche definitiva, in piccole coabitazioni, in piccoli lavori, in altri centri, e questa è la speranza che noi abbiamo per tutti, di lasciare la strada. In più di 30 anni di servizio a Napoli c'è una stima di oltre 100-120 persone che hanno lasciato la strada, che per noi è importante
chiaramente non il numero ma la storia di ognuno, che è dolorosa e piena di ferite ma mai senza speranza. A volte siamo noi a sperare per loro, cioè loro hanno perso la speranza ma la ritrovano nelle nostre parole, c'è cioè una prospettiva che diamo noi che loro ancora non riescono a vedere. E questa è una cosa bella perché ha il senso appunto che si può essere famiglia anche con chi sembra lontano, estraneo, scartato, no? Come dice Papa Francesco. Noi come Comunità Sant'Egidio i pasti che distribuiamo una parte li prepariamo noi nelle nostre sedi, ma molti ci vengono donati, c'è una grossa rete di solidarietà da altri gruppi, parrocchie e persone singole che ci cucinano 10 pasti, 20 pasti o che ci offrono dei viveri da poter cucinare. Devo dire che questa solidarietà è cresciuta moltissimo proprio durante la pandemia, dove c'è stato un grosso momento di sbandamento iniziale, e mentre poi in quel periodo si sono chiuse le nostre porte, ma tanti cuori si sono aperti. Noi questo servizio non abbiamo mai sospeso, che c'è stata la possibilità di non sospendere proprio per un problema di autorità, anzi di continuare a arrivare da mangiare a queste persone, che era un servizio essenziale in quel periodo, e c'è stata tantissima solidarietà, cosa che oggi è un po' di meno perché si inizia a vedere, a subire insomma le conseguenze della pandemia. Per strada si arriva motivi molto banali delle volte, può essere una malattia, può essere un divorzio, può essere una perdita del lavoro, si cominciano a sgretolare un po' i rapporti familiari e si rimane sempre più da soli. Molti italiani che incontriamo, perché hanno problemi di mancanza di lavoro e quindi il rapporto con la famiglia comincia a deteriorarsi, poi arriva il divorzio magari, poi arriva che uno non riesce più a mantenersi, poi si comincia a dormire in macchina, si faccerà, poi piano piano si comincia ad andare un po' in pasto dove c'è una mensa, oppure dove c'è un gruppo che distribuisce la sera, oppure e piano piano uno si trova a vivere per strada perché c'è un lento sprofondare, insomma, dove non si incontra nessuno che ti porge un po' una mano, insomma, e per questo motivo noi come Sant'Egidio nel provare a costruire rapporti personali, di amicizia, familiari, poi stiamo mettendo su anche tanti piccoli mini appartamenti dove possiamo accogliamo insomma alcuni di loro, oppure in questo periodo d'inverno abbiamo un centro di accoglienza notturna dove alcuni di loro dormono la notte, dove offriamo la cena, la doccia. Ci sono anche bambini e donne in strada? Spesso incontriamo, specialmente dalla pandemia, insomma, famiglie giovanissime con bambini piccoli che vengono a prendere il pasto, che vivono proprio per strada, è molto difficile, grazie a Dio, insomma. Però non lo possiamo escludere, almeno dalle nostre conoscenze. Facciamo qualche lavoro se lo troviamo. E qua comunque dentro viviamo tranquillo, nell'atmosfera molto buona, anche con altri ragazzi. Non ci possiamo lamentare. Avete mai dormito in strada? No. Noi proprio no, noi siamo venuti qua con aiuto di San Egidio, Suora Marisa da Caritas e un parroco da chiesa di centro storico. Mio marito ha lavorato qualsiasi lavoro che poteva fare, io facevo pulizie. Il fattore più importante è quello psicologico, cioè di rompere l'isolamento, cioè di dire non sei solo, cioè di dire anche se non è più familiare o sei lontano dalla tua famiglia, questo legame può essere decisivo, può essere importante, tanto da motivarti a lasciare la strada. Chiaramente, come tu lasci intendere nella domanda, ci vuole una decisione personale, no? Interiore, profonda, soprattutto quando c'è una dipendenza, quindi una fiducia
nel raccontarsi, nell'affidarsi, nell'aprirsi. Questo a volte si conquista in poco tempo, a volte ci vogliono anni, quindi non c'è un canovaccio, è la vita che va vissuta insieme con tutti i rischi, no? Ma anche con tanto gusto di compleanni, delle gioie, che poi delle piccole vittorie, le piccole che si conquistano insieme. Il primo giorno che ho fatto questo servizio, sono circa 15 anni, la prima persona che ho incontrato, una persona straniera, mi ha raccontato il motivo per cui si trovava questa. E questa è una cosa che mi ha colpito molto, ma la dimenticherò mai. Ha detto che al suo paese stava benino, aveva un'attività di vendita di materiale edile, però si parlava nel suo paese dell'Europa, dell'Italia, come un posto dove i soldi si raccoglievano come, come le foglie dagli alberi. E lui ha venduto questa attività, ha lasciato un po' di soldi alla famiglia e è venuto qui in Italia con la speranza di stare un paio d'anni e di tornare qui a trovare la strada, purtroppo, insomma. E lui mi racconta, lui adesso mi va a chiederti una ricarica per il cellulare, non c'è manco i soldi per fare una ricarica e telefonare alla mia famiglia e dirgli delle bugie, perché non ho il coraggio di dirgli che adesso vivo per strada, non posso tornare perché non ho nulla da portare indietro, io ho vergogna di tornare indietro. E la dolorosa è quella di chi si rialza e poi ricade, perché chiaramente le storie non sono sempre a senso unico, ma soprattutto nelle dipendenze, dopo periodi magari di tranquillità, può tornare la dipendenza, no? Che noi diciamo sta accovacciata dietro la porta. Ma noi diciamo anche che quei periodi in cui si è stati accolti, curati, comunque sono stati un periodo che hanno preservato la vita, che hanno allungato la vita. La storia bella è di un amico, di cui cambio il nome, Antonio, accolto un anno fa qui, che aveva dipendenza da alcol, da droga, era anche molto scontroso e avevamo anche tanti dubbi su questa accoglienza, ma lui poi ci ha stupiti. Quando a maggio è finita l'accoglienza qui, gli ho chiesto cosa volesse fare. Lui non voleva andare in nessun centro. Gli ho detto, guarda, noi abbiamo un posto in una casa, ma devi iniziare un percorso di uscita dall'alcol dipendenza, non c'è un'altra possibilità. Lui ci ha pensato, ne abbiamo parlato tante volte, e alla fine ha iniziato questo percorso, è entrato in questa casa in cui convive con altre quattro persone, ed è un uomo rinato. Abbiamo festeggiato ad agosto il compleanno, ha detto il compleanno più bello della mia vita, ha cucinato lui perché lui è un cuoco, una cena con i fiocchi, adesso ci aiuta a preparare le cene che portiamo in strada ed è una persona felice, con un senso della vita profondo e che ci aiuta e ci sostiene a sua volta. Quindi noi diciamo che ci si confonde a volte, no? Chi aiuta e chi ha aiutato, e questa è la speranza che abbiamo di questa famiglia in cui si rinasca tutti insieme. La prima cosa è quella, insomma, la scelta di vita, di fede, come comunità di Sant'Egidio, una comunità che nasce dal Vangelo, insomma, e cerchiamo di vivere il Vangelo, insomma, in questo modo, incontrare i poveri è come incontrare il Signore, Gesù, insomma. E poi c'è proprio questo rapporto di amicizia, io vengo a trovare i miei amici, insomma, non vengo a trovare vengo a trovare i nomi, le storie, vengo a trovare. Mi chiamano, c'è un rapporto di amicizia, insomma, io non potrei farne a meno, insomma, una cosa che mi dà gioia, insomma, sicuramente mi dà molto più di quello che do, che diamo, insomma. Questa è l'esperienza che facciamo, insomma. Poi anche la mia famiglia lo fa, non in questo giorno, ma anche la mia famiglia lo fa, ma comunque è questa la motivazione di scelta di vita, di incontro con delle persone amiche, insomma, io vorrei farti tanti nomi, insomma. Infatti stasera sono preoccupato, avevo portato delle cose per alcuni di loro che mi avevano chiesto e però forse la partita, insomma, li ha distolti, insomma, da questo appuntamento, però è una cosa che dà gioia sicuramente, insomma. A me personalmente quello che mi spinge è che mi piace vivere così. C'è la comunità di Sant'Egidio, lo fa gratuitamente da 50 anni a Napoli, ma con una motivazione, diciamo,
che è cristiana, che è quella che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, che non è una frase fatta, ma realmente io credo che nella mia vita ho ricevuto molto di più di quanto ho dato, sin da quando avevo 14 anni. E quindi questo legame, questa amicizia gratuita mi ha insegnato a vivere in maniera diversa e mi ha insegnato che cosa vuol dire essere umani, essere legati, essere solidali l'un l'altro. E nella mia vita ho ricevuto anche tanto, cioè quando io sono stata male in ospedale, i senza dimora mi venivano a trovare in ospedale, quando io mi sono sposata sono stati in chiesa con me, cioè non so come dire, è veramente in qualche modo essere alla pari e aiutarsi ed essere insieme nelle gioie e nei dolori, quindi è una vita molto più bella. Cosa vorresti per il futuro per te e per la tua famiglia? Qua la signora già lo sa, se non troviamo, diciamo, qualche soluzione, comunque vorremmo ritornare ai nostri paesi, al nostro paese. Il degrado è una città che non accoglie, non è il povero per strada. La vita di nessuno può essere definita degrado, quindi è una battaglia che noi conduciamo insieme tutti, noi come associazioni cattoliche, parrocchie, il comune di Napoli e tutti i servizi pubblici, dall'ASL al SERT all'anagrafe, veramente è un'alleanza che noi cerchiamo di stringere con tutti, perché se ognuno mette il suo tassello allora ce la possiamo fare, così come anche l'aiuto di un volontario che passa e segnala una persona che sta male, cioè tutto serve nel salvare le vite umane, quindi è un problema anche culturale nella misura in cui però vogliamo appunto definire che degrado è appunto una città sporca, una città che non ha abbastanza posti per accogliere, quindi ognuno può fare spazio nelle chiese, nelle case, nelle strutture pubbliche, e il comune di Napoli quest'anno ha aperto l'accoglienza Freddo dal 1° dicembre al dormitorio pubblico centro di prima accoglienza a via Tanucci. E questo comunque è stato un segnale importante, cioè di non aspettare magari un freddo maggiore, ma appunto dare subito accoglienza, perché non dobbiamo arrivare che le persone siano disperate, cioè dobbiamo tendere prima noi una mano in modo che si possa lavorare e recuperare la situazione. Se arriviamo troppo tardi, magari appunto la persona può non esserci più. Quindi è importante fare ognuno la sua parte. E in questo veramente tutti possono essere d'aiuto.